Salve ragazzi, benvenuti nella mia prima presentazione di uno smartphone marchiato cinese Kingxing, modello K2. Apriamo la scatola, vediamo cosa troviamo all'interno. All'interno c'è il cellulare Kingxing, vediamo dalla marca, fotocamera da 5 megapixel con flash LED, è un cellulare dual core da 1,3 GB, 512 di RAM. Vediamo all'esterno, abbiamo l'attacco micro USB per ricarica e trasferimento dati, il jack 3,5 pollici, il microfono. Al lato destro troviamo il tasto accensione e spegnimento, al lato sinistro volume su giù. Vediamo all'interno, scocche non molto, non di ottimissima qualità. Batteria da una batteria, la possiamo vedere, è una batteria da 1650 mAh, che devo dire, per le caratteristiche del cellulare gli danno un'ottima durata. È un cellulare dual SIM, la prima scheda è 3G, la seconda 2G e lettore micro SD. Allora, chiudiamo il tutto. Chiudiamo il tutto. La scocca non è delle migliori, diciamo, io ho preso questo che è anche, diciamo, gomma dietro e quindi rimangono parecchie ditate. Questo invece è la cassa multimediale. Accendiamo il telefono, vediamo quanto tempo sta ad accendersi. Vediamo il robottino di Android. Nel frattempo che si accende, vediamo cosa c'è nella scatola. Questa è la protezione. Presa USB, cavetto micro USB e cuffie che non sono di ottimissima qualità. Nel frattempo il cellulare si sta accendendo. Rimettiamo tutto a posto. Ecco, il cellulare si è acceso. Il cellulare si è acceso, lo sblocchiamo. Disattiviamo il wifi. Ah, lo schermo IPS. No, si può vedere anche dall'angolo in cui si vede. Si vede benissimo da tutti gli angoli. Ah, dimenticavo, il cellulare ha anche una fotocamera anteriore. Possiamo vedere benissimamente anche non ha nessun LED di notifica. Lo slide contiene tutte, diciamo, tutte le funzioni di cui è utilizzo dati, connessione, wifi. Attiviamo wifi, è già subito attivo. Il cellulare risponde davvero bene ai comandi, come vedete scorre benissimo. Corre benissimo, si è connesso già al wifi, facciamo subito una prova su internet. Come vedete google.it. Ah, c'era. Si è aperto in modalità, mettiamo modalità cellulare, come vedete il cellulare è velocissimo. Proviamo a scrivere eBay, come vedete il cellulare. Diciamo non si vede granché, però l'ha trovato subito. Proviamo così. Vi faccio vedere. Vai. Cerca. Il cellulare è davvero velocissimo per quello che l'ho pagato. Funziona ed è parecchio reattivo. Ho installato anche Clash of Clans, se volete possiamo fare una prova. Non avevo preso il comando. Volume al massimo.
Mi hanno distrutto come al solito. Cellulare risponde benissimo ai comandi. Facciamo una prova a scrivere i messaggi per farvi vedere il potenziale della tastiera. Messaggi. Ne creiamo su. Possiamo scrivere. Come vedete, non ho fatto nessunissimo errore, il cellulare scrive bene ed è anche al ritorno allo swipe, va parecchio bene. Uno, due, tre, quattro. Il cellulare risponde davvero bene. Per adesso è tutto, arrivederci al prossimo preview.